Buongiorno e pace a voi e benvenuti anche oggi a Voglia di Sapere. Voglio leggere con voi oggi quanto riportato in Esodo al capitolo 20, i versetti dal 4 al 6, che così recitano. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, ma uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. L'ora è già venuta. Giuseppina all'epoca aveva circa 65 anni. Era stata una donna forte che aveva lavorato tutta la vita ed ora, già da qualche mese, giaceva semi-immobile nel suo letto di casa e attendeva una telefonata dal reparto ortopedico dell'ospedale, dove avrebbero dovuto operarla per una grave ernia al disco. Non poteva alzarsi da quel letto e dovevano perfino imboccarla per poter mangiare qualcosa. I dolori che la affliggevano erano terribili e non riusciva a trovare una posizione che la facesse riposare un po' tranquilla. Il suo comodino era pieno di medicinali, per la maggior parte antidolorifici. Tutto intorno poi, sul comò appesi alle pareti e in ogni altra parte disponibile, una miriade di quadretti raffiguranti dei santi di tutti i tipi, tra i quali due statuine dei cosiddetti Santissimi Medici. Al centro del comò c'era una grande statua raffigurante una Madonna, racchiusa in una classica campana di vetro. Sulla parete del letto poi spiccava un grande rosario in legno del quale ogni grano era più grande di quei dadi usati per il gioco dell'oca, per poi finire con un grosso crocifisso sempre in legno. Sembrava quasi di entrare in uno di quei santuari cattolici e guai a chi glieli toccasse. Quella donna era mia madre. Io e mio fratello Mario andavamo spesso a pregare per la sua guarigione, ma, viste le sue condizioni di salute, stavamo molto attenti a non toccare il tasto dell'idolatria per non farla arrabbiare. Evitavamo perciò qualsiasi riferimento a tutte quelle immagini e statue che aveva nella sua camera. D'altronde lei già non ci perdonava il fatto che ci eravamo convertiti ed eravamo diventati evangelici, anche se apprezzava che, tra tutti quelli che andavano a visitarla, noi eravamo gli unici che pregavano per lei. Una delle tante volte, in attesa che chiamassero dall'ospedale, eravamo in ginocchio al suo capezzale e come al solito stavamo pregando. Improvvisamente sentimmo nostra madre urlare: «Portate via tutto, togliete tutte queste cose, queste statue, tutti i quadretti, portate via tutto!» Io e Mario trasalimmo, ci guardammo l'un l'altro per qualche secondo come per chiederci: «Ma abbiamo capito bene?» Per sicurezza chiedemmo conferma a lei di cosa stava parlando e lei, sempre urlando, ribadì di portare via tutto. Non ce la facemmo ripetere di nuovo. Ci mettemmo quasi una mezz'ora abbondante a trasferire tutte quelle cose in un'altra stanza e poi ritornammo in ginocchio a pregare. Ad un certo punto, durante la preghiera, Mario si alzò e, avvicinandosi a nostra madre, le chiese: «Mamma, tu credi che Gesù ti può guarire adesso, in questo momento?» Alla sua risposta affermativa, Mario dichiarò: «Allora, nel nome di Gesù, mamma, alzati e cammina». Un po' titubante, per timore che i suoi dolori aumentassero, riuscì pian piano a sedersi dal letto, quasi come per far contenti noi. Ma per noi già questo era un miracolo. Gli suggerimmo allora di mettere i piedi per terra senza fermarsi di ringraziare il Signore. Una volta appoggiati i piedi a terra, si afferrò alle nostre braccia e finalmente si alzò in piedi, mentre continuava a ringraziare e a glorificare Dio. Cominciò a muovere inizialmente dei piccoli passetti, poi man mano cominciò a camminare sempre più velocemente e poco ci mancava che si mettesse a correre. Dopo aver disdetto la prenotazione in ospedale e ad un ulteriore esame ortopedico, mia madre risultò completamente guarita. Vedete amici, la parola di Dio non si smentisce mai. I versetti che ho letto all'inizio non sono altro che il secondo dei 10 comandamenti che nel mondo cattolico, per ovvi motivi, non viene mai letto né viene citato nella catechesi cattolica, cioè nell'insegnamento, nonostante questo versetto sia presente anche nella Bibbia cattolica. Eppure per il Signore questo fatto è di fondamentale importanza, tanto che nelle Sacre Scritture si ammonisce centinaia di volte di non confidare nelle statue, né nelle immagini, qualsiasi cosa o chiunque essi vogliono raffigurare.
In Isaia 44, dal versetto 13, a scanso di equivoci, la parola di Dio lo specifica, dicendo che il falegname stende il regolo, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura col compasso e ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo, perché rimanga in una casa. Ne fa un'immagine scolpita davanti alla quale poi si prostra. Questi versi, collegati a quelli letti all'inizio, non lasciano dubbi. Il Signore si riferisce a tutte le immagini delle sculture che abbiano anche una bella forma umana e che possa trovarsi in cielo, in terra o nelle acque o al di sotto della terra. Sono centinaia le volte che il Signore ci avverte in questo e ogni versetto su questo tema è sempre seguito da una maledizione come quella contenuta nel Salmo 115 ai versetti dal 4 al 7 che enunciano così. I loro idoli sono argento e oro, opera di mani di uomo. Hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono, hanno naso ma non odorano, hanno mani ma non toccano e hanno piedi ma non camminano. Con la loro gola non emettono alcun suono, come loro siano quelli che li fanno e tutti quelli che in essi confidano. Questa è parola di Dio. Ripeto, è scritto nel Salmo 115, a partire dal versetto 4. Andate ad informarvi. E se volete maggiori riferimenti biblici, contattatemi pure e sarò lieto di darvene quanto ne volete. Chi mi segue sa che raramente io mi presto a possibili confronti con le convinzioni altrui e non lo faccio perché mi mancano le argomentazioni, in quanto ho la parola di Dio dalla mia parte e pertanto non temo confronti. Voglio solo evitare inutili dispute che potrebbero essere deleterie per l'Evangelo di Gesù Cristo. D'altronde però non posso sottrarmi a ciò che sento nello spirito di dirvi ed oggi quello che sento di dirvi sono le parole che Gesù disse alla donna samaritana. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Giovanni 4:23. E Dio vi benedica.